Da ieri il sogno è divenuto realtà ed è campione d'Italia del basket dopo una rincorsa durata esattamente 40 anni. È la prima volta che lo scudetto della pallacanestro scende più a sud di Roma ed il fatto, ancorché storico, assume contorni che vanno ben al di là del semplice evento sportivo. La vittoria di Caserta, piccola ma operosissima provincia con circa 70.000 abitanti, rappresenta l'ennesima dimostrazione lampante che anche a sud, quando si opera con managerialità e costanza, nessun traguardo è precluso. Tutto ciò nella stagione che porta anche la Sicilia con Trapani ai massimi livelli del basket nostrano. In finale la fonola di Franco Marcelletti, confermatissimo dal presidente Gianfranco Maggiò, ha sconfitto la grande metropolitana, Milano, al termine dei 200 minuti più emozionanti della stagione e probabilmente della sua storia. Un solo neo, l'infortunio ad Enzo Esposito, forse meno grave del temuto. Ma prima ancora della Philips di Mike D'Antoni, sotto i colpi casertani erano cadute le due squadre che sulla carta ad inizio stagione erano unanimemente considerate le più affidabili. La Scavolini Pesaro, campione uscente, e la Knor Bologna di Sugar Richardson. Dalla parte opposta, Milano, dopo aver sofferto con Trieste, aveva regolato in due sole partite un messaggero ancora alle prese con una stagione di assestamento. Caserta dunque imita la Sampdoria del calcio e celebra felice il suo primo tricolore. E intanto già butta l'occhio furbo e smaliziato dei suoi giovani talenti alla prossima Coppa dei Campioni. E da questo proposito il Palamaggiò, lo splendido impianto da 7.000 posti costruito in appena 100 giorni dal compianto Giovanni Maggiò, sembra già angusto per contenere la passione sportiva mai sopita e l'entusiasmo di una città che si prepara a festeggiare anche il ritorno in Serie B.